Buongiorno e ben ritrovati ai nostri diari della domenica, dell'aria che tira. La guerra in Medio Oriente è arrivata alla sua quarta settimana e da sabato scorso Israele ha sferrato l'attacco di terra contro la striscia di Gaza con un obiettivo preciso: distruggere Hamas, uccidere i miliziani, cancellare ogni loro covo. Costi quel che costi. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu nei giorni scorsi ha parlato alla nazione. Non c'è nessun cessate il fuoco all'orizzonte. L'unica cosa che intendo far dimettere è Hamas. Li consegneremo alla pattumiera della storia. È il mio obiettivo, la mia responsabilità, e sto guidando il paese per farlo. Questa è la mia responsabilità adesso. Ed è qualcosa che penso unisca l'intero paese. Sosteniamo tutti i soldati. I soldati sostengono i nostri comandanti. Sosteniamo l'IDF. Sosteniamo gli incredibili sforzi dei nostri riservisti e delle nostre forze di sicurezza. Continueremo a farlo fino alla vittoria. La scorsa notte le nostre forze hanno liberato la soldatessa Ori Megidish dalla prigionia di Hamas. Ori è stata rapita nella nera mattina del 7 ottobre. Bentornata a casa, Ori. Mi congratulo con lo Shin Bet e l'IDF per questo risultato importante ed entusiasmante. Un risultato che riflette il nostro impegno per il rilascio di tutti gli ostaggi. L'intera nazione di Israele saluta lo Shin Bet e saluta l'IDF e ai terroristi di Hamas e dell'ISIS io dico, siete dei mostri. Continueremo a inseguirti, continueremo a darti la caccia. Ti paralizzeremo finché non cadrai ai nostri piedi. L'offensiva di terra complica la già ingarbugliata partita per la liberazione degli ostaggi. Hamas ha posto come condizione il cessate il fuoco e intanto continua a alimentare lo stillicidio dei video dei prigionieri tenuti dentro la striscia. Tutte donne sono le protagoniste dei filmati dell'organizzazione terroristica. Prima di riproporveli in sequenza, vi vogliamo mostrare l'intervista che il nostro Andrea Milluzzi ha realizzato con uno dei familiari dei prigionieri in visita qui in Italia. Mr. Rajab. Signor Rajab, innanzitutto, come sta? I'm okay. Sto bene, sto bene. Fighting to bring. Sto combattendo per riportare a casa Maya, Itai e tutti gli altri rapiti. Kidnaps. I show you something. Ti mostro una cosa. It's very difficult. È molto difficile per me. Ma come? Questa è l'ultima cosa che ho sentito da mia figlia. Sono suo padre, non posso sentire. È mia figlia. Dice queste cose, non posso farci niente. Non so cosa fare, non so cosa pensare. Non so se è viva o meno, se sono vivi entrambi, non so nulla. Dopo questa telefonata non so cosa pensare. La mia mente sta... Pensi ai quattro ostaggi rilasciati, c'è speranza? Ci penso da ieri, ci penso sempre, c'è speranza, lo so che c'è speranza. Nel mio cuore so che torneranno, che entrambi i miei figli torneranno vivi. Lo so.
Ma fino adesso non so se sono ancora vivi. Nessuno mi ha dato un segnale, non lo so. Non mi interessa, dategli un milione di dollari, fate quello che volete. Non mi interessa su cosa trattano. L'unica cosa che mi interessa è riportarli indietro vivi. Bibi Netanyahu Shalom, אנחנו נמצאים בשבי, בשבי החמאס, 23 ימים. אתמול הייתה מסיבת עיתונאים עם משפחות החטופים. אנחנו יודעים שהייתה אמורה להיות הפסקת אש, היית אמור לשחרר את כולנו, התחייבת לשחרר את כולנו, ובמקום זה אנחנו נוסעים במחדל הפוליטי, ביטחוני, צבאי, מדיני שלך, בגלל הפשלה הזאת שעשית בשביעי לאוקטובר, בגלל שלא היה צבא שם, אף אחד לא הגיע, אף אחד לא שמר עלינו, ואנחנו אזרחים תמימים, אזרחים שמשלמים מיסים למדינת ישראל, נמצאים בשבי, בתנאים לא תנאים. אתה הורג אותנו, אתה תהרוג, אתה רוצה להרוג את כולנו, אתה רוצה עם צהל להרוג את כולנו, לא מספיק טבחת בכולם, לא מספיק אזרחים ישראלים נהרגו, שחרר, שחרר אותנו עכשיו, שחרר את האזרחים שלהם, שחרר את האסירים שלהם, שחרר אותנו, שחרר את כולנו, תן לנו לחזור למשפחות שלנו, עכשיו! Mi chiamo Maya Sham, ho 21 anni e sono di Shoham. In questo momento sono a Gaza. Sabato mattina presto stavo tornando da una festa nell'area di Sderot. Sono stata gravemente ferita alla mano. Mi hanno portato a Gaza e mi hanno portato all'ospedale per 3 ore. Si sono presi cura di me, fornendomi farmaci. Vi chiedo solo di riportarmi a casa il più presto possibile, dalla mia famiglia, dai miei genitori, dai miei fratelli. Per favore, fatemi uscire di qui il più presto possibile. It's okay, let's go. It's okay? Let's go. Yes. Okay. You go with this one? So long. Quella degli ostaggi è una partita complicata non solo perché si intreccia con gli interessi di tanti paesi esteri a riportare a casa i propri connazionali. In passato Hamas era riuscita a liberare 1000 propri prigionieri in cambio di un solo soldato israeliano catturato, il caso di Gilad Shalit. E oggi, nell'ipotesi di un nuovo scambio di prigionieri, si fa strada l'ipotesi della liberazione di Marwan Barghouti, leader palestinese da anni in carcere, grande amico di Arafat, che potrebbe rappresentare la speranza di una futura nuova federazione della Palestina. Ripartiamo da qui. Israel succeeded to arrest my body, but not my head and not my soul. Sei prigionieri per i palestinesi sono considerati il simbolo più rispettabile della lotta. Marwan Barghouti, il più popolare degli esponenti di Fatah, della sua ala movimentista e leader della seconda intifada, è molto di più. Definito da molti il Nelson Mandela arabo, è in carcere da 21 anni. Arrestato per la prima volta nel 1976, è tornato in carcere nel 2002 con la condanna a 5 ergastoli per terrorismo. A processo si è rifiutato di presentare una difesa, ribadendo l'illegittimità del tribunale. Non si definisce né un terrorista né un pacifista, ma solo un uomo della strada palestinese. Non condivide l'approccio del presidente Abu Mazen, ma da molti è considerato, persino da qualcuno in Israele, il suo potenziale successore. Sembra essere l'uomo della pace, il possibile federatore di Cisgiordania e Gaza. Per Fadwa Ibrahim, sua compagna di vita e di lotta, Barghouti si candiderà anche dal carcere e sarà presidente. Il suo sarà un governo di giovani. È un fallimento totale. Io voglio dire
che noi siamo servizi segreti di intelligence molto rispettabili, ma chiaramente siamo stati fuorviati e i servizi di intelligence israeliani non sono riusciti a capire quella che era la situazione quel giorno o nei giorni precedenti. Qui non è soltanto un attacco contro Israele, non è soltanto un attacco da parte di un'organizzazione barbara contro Israele. Questo è uno scontro di civiltà, ma semplicemente uno scontro di valori culturali da parte di una civiltà barbara e satanica che ci vuole fare uscire da qui. E se usciremo noi, la prossima sarà l'Europa. Questo è il vero esempio, il vero test di quello che potrebbe affrontare l'Europa se non ci sosterrà con fierezza e ardentemente, in modo che possiamo sradicare questo nemico così come abbiamo fatto con l'ISIS. إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ لا أقول تستصرخكم بل نحن الذين نحتاج هذه الدماء لكي توقظ فينا روح الثورة لكي توقظ فينا العناد لكي توقظ فينا التحدي والسير إلى الأمام كل بأيرف נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס והחזרת החטופים הביתה. Но мы не должны, не имеем права и не можем позволить себе руководствоваться эмоциями. Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира. Кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех. Заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты, главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. Perché era più equilibrata tra le posizioni possibili e non a caso è stata la posizione che ha preso la gran parte dei paesi del Consiglio europeo, la maggioranza dei paesi europei e la maggioranza dei paesi del G7. Noi stiamo cercando il più possibile di mantenere un equilibrio e sia il voto di favore sia il voto contrario sarebbero stati invece due voti che spostavano un po' l'Italia rispetto alla posizione che sta tenendo. Quindi credo che sia stato giusto tenere la posizione tra tutte più equilibrata per arrivare sempre con l'obiettivo di una de-escalation, di impedire una escalation del conflitto, che secondo me è la cosa in assoluto più responsabile e più preziosa che si possa fare adesso. Io penso che sia stato un errore per l'Italia non sostenere la risoluzione votata alle Nazioni Unite su una tregua umanitaria. Bene hanno fatto Francia, Spagna, Portogallo a votare a favore. Chiamatela tregua, chiamatela cessate il fuoco umanitario, chiamatela pausa umanitaria. Basta che si fermi questa strage di civili. La preoccupazione è enorme, non possiamo assistere ad un massacro di civili. Dopo il contrattacco israeliano contro la striscia di Gaza si sono moltiplicate in tutto il mondo manifestazioni a favore e a sostegno della Palestina, cortei e mobilitazioni nei quali si è fatto spesso largo un odio viscerale non solo contro lo Stato di Israele ma in generale contro il popolo ebraico. È il ritorno dell'antisemitismo? È una domanda legittima, visto che a Parigi sono riapparse le stelle di David e a Roma sono state vandalizzate le pietre d'inciampo. Palestina libera! Palestina libera! Hanno sfilato in migliaia per le vie di Roma, chiedendo la liberazione della Palestina e urlando alla condanna di Israele. Israele è un governo di dittatori, un governo fascista contro il diritto, contro l'umanità. Tengono in ostaggio uno Stato che ha diritto a autodeterminarsi e non deve essere Israele a imporsi su di lui. Chi c'era non critica Hamas e anzi ne invoca la resistenza. A chi vi accusa di sostenere un movimento terrorista? Non è un movimento terrorista, sono una resistenza che difendono il proprio territorio e il proprio popolo. Non si sta esercito, non si sta polizia, quindi chi difende questo paese? Al-Jalalu al-Jamalu
والسناء والبهاء في رباك في In piazza anche qualche volto noto della galassia pacifista. Bisogna subito pretendere un cessate il fuoco ed è vergognoso che l'Italia si sia astenuta all'ONU sul cessate il fuoco e sulla tregua umanitaria. Hamas è un movimento politico, sociale, che pratica anche il terrorismo. Però sta anche usando i palestinesi come scudo umano. Laddove c'è un popolo. Vergogna per questa domanda. Non è così, dici tu. Non è così. Gli umani da anni sono gli israeliani. Quindi dici che non dici che Hamas non li sta utilizzando gli scudi umani. Ed estremisti pronti a bollare come propaganda ogni obiezione. Però mentre la gente muore, i capi di Hamas sono in Qatar, sono al sicuro. Anche questa secondo lei è un'accusa? Questo non è vero. C'è chi è in esilio come molti palestinesi e ci sono capi della resistenza. Molti sono lì a Gaza, molti sono in Cisgiordania, muoiono e sono nelle carceri. La cosa più bella nella vita, la pace. Non si può, magari qualcuno mi ha dato uno schiaffo che devo darlo un pugno in faccia. No, assolutamente. Nessuna bandiera di parte, ma cartelli che chiedono il rilascio degli ostaggi israeliani a fianco di quelli che gridano lo stop all'assedio di Gaza. Per i pacifisti scesi in piazza a Milano e in tutta Italia, nessuno spazio per slogan a favore di Hamas. La nostra preoccupazione è quella di proteggere tutti i civili. La presa d'ostaggi, fra l'altro, è un crimine di guerra, per cui Hamas da questo punto di vista sta commettendo crimini esattamente come li sta commettendo Israele. E noi pensiamo che finché si resta nella logica del noi contro loro, questo conflitto sarà destinato a ripetersi negli anni. L'unico simbolo di parte è al collo di un uomo palestinese. Possono eliminare tutto il popolo palestinese. Se resta uno solo, la causa non finisce. Israele deve essere obbligata di rispettare le risoluzioni dell'ONU. Critiche feroci invece contro Dror Eydar, ex ambasciatore israeliano che si è scagliato contro Gaza. Uno scopo, distruggere Gaza, distruggere questo andare a vederlo. Assoluto. Allora lui è il terrorista, non io. Scusami, cosa che ne penso? Lui è un gran terrorista. Pochi politici in piazza, il grande assente è il PD, come accusato da Nicola Fratoianni, di Sinistra Italiana. Perché questa è la manifestazione giusta, sono le manifestazioni giuste, sono le piazze giuste dove stare. Significa militare per la sicurezza e il diritto di Israele a esistere in sicurezza, sulla fine dell'occupazione, degli insediamenti illegali e sulla costruzione davvero di due stati per due popoli. In mezzo alla folla c'è anche chi provoca i manifestanti, ma la risposta è sempre la stessa. Siamo qui per la pace, non siamo qui per avere lezioni di storia e prendere le parti di uno o l'altro. È il messaggio di una comunità che ha deciso di non partecipare istituzionalmente a questo evento, perché per il rispetto del dolore di tutti i nostri iscritti, di tutti gli ebrei che sono ancora dilaniati da quello che hanno visto, da quello che hanno sentito purtroppo in questi giorni e con l'angoscia per gli ostaggi. Firenze, che Giorgio La Pira chiamava la seconda Gerusalemme, ieri un po' lo è stata davvero sotto i piedi delle 10.000 persone presenti alla fiaccolata per la pace in Terra Santa, nonostante l'assenza delle comunità ebraica e musulmana. Sono due parti che in questo momento abbiano anche bisogno di un certo rispetto. Grazie di essere qui, C'erano però i loro capi religiosi che hanno risposto all'appello dell'abate di San Miniato. E qui c'è Firenze, poi per l'amor di Dio qualcuno non c'è questa è la bellezza della diversità. E poi associazioni, tanta gente comune e il sindaco Dario Nardella. Mai pretendere vendetta, non si può confondere il diritto a difendersi con la vendetta. Non possiamo confondere Hamas con la Palestina e non possiamo neanche confondere il governo Netanyahu con lo Stato di Israele. Non condannare Hamas in questo momento è una cosa che è inaccettabile. In maniera molto chiara dal primo giorno ha detto chi uccide una persona sia
maschio che femmina, bambino, anziano, vecchio, una persona civile, e questo è da condannare da tutti quanti. Mi sembra che continua ad esistere a Firenze un popolo innamorato della pace. Un'età da cui mi sento libero dall'idea di essere la star, l'ex star, il vecchio... No, sono un cittadino e mi fa piacere vedere tanta gente che spera in un mondo migliore e fa qualcosa per far sì che ciò accada. Ma bisogna interrogarsi sulla afonia della politica, o meglio sulla perdita di autorevolezza della politica e sul fatto che invece chi parla non in nome di interessi ma di valori, non per una parte ma per tutti, abbia tanto ascolto in questo momento. Questa sera chiaramente è la storia di un popolo che cammina per strade, viottoli, piazze, riconoscendosi accomunato dall'essere semplicemente umani. Per quale motivo non avete speso in 17 anni una parola contro un'occupazione militare, contro un carcere a cielo aperto che è un lager, che subisce una popolazione che è la più dimenticata del pianeta? Alessandro Di Battista è diventato per qualche ora la star dei media arabi per la difesa della causa palestinese. Se questa è l'era dei social ed è bastato poco perché la dichiarazione diventasse virale, già in passato la politica italiana era riuscita comunque, nel senso opposto, a scatenare le reazioni del mondo arabo. La mia t-shirt è una battaglia di libertà, poi lei non ci crederà, ma lo indossa anche adesso. Grazie, grazie. No, ma guardi, è proprio qui se vuole. Quindi non ha rinunciato, ha disobbedito. No, io la porto perché è una battaglia di libertà e di democrazia. Era il 2006 quando Calderoli si sbottonava la camicia e mostrava una vignetta considerata blasfema dagli integralisti islamici. In Libia fu assaltato il consolato italiano. Bilancio, 11 morti e decine di feriti. Proporre una cosa del genere rappresenta un pericolo elevatissimo, perché la reazione del mondo musulmano è molto emotiva, può creare dei risentimenti nei confronti. Lo dica bene, perché so già che verranno fuori delle polemiche pazzesche su questa cosa. Personale italiano impiegato all'estero, civile e militare. A destare preoccupazione ora l'accoglienza che il mondo arabo potrebbe riservare alla manifestazione indetta per il 4 novembre da Salvini in difesa dei valori occidentali. Sembrerebbe che la Premier sia intervenuta a spegnere preventivamente il fuoco. L'Italia svolge storicamente il ruolo di ponte tra Europa, Medio Oriente e Mediterraneo, per impedire che si cada nella trappola di uno scontro tra civiltà che avrebbe conseguenze inimmaginabili. Palestina libera, Palestina libera. Alcuni politici italiani sono stati identificati come agenti pagati dal Mossad, i servizi israeliani. Arriva a Roma Mohamed Hannoun. L'occasione è il tavolo con l'International Peace Conference pro-Palestina. Noto alle intelligence di mezza Europa, Hannoun è a capo di una organizzazione non governativa che, secondo i servizi israeliani, finanzierebbe Hamas. Hamas ha partecipato alle prime e ultime elezioni democratiche in Palestina, per cui il popolo palestinese ha detto la sua parola. Chi è il legittimo rappresentante del popolo palestinese? È Hamas. Ma i uomini di Hamas hanno decapitato le teste di 40 bambini, poverini questi bambini. Ma come mai questi imbecilli bastardi, terroristi arretrati del Medioevo, hanno violentato le donne? Ma
l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Avete delle prove? Avete delle testimonianze da far vedere? Sono onorato di essere nemico di Israele, perché Israele è uno stato criminale. Hamas sono i nostri partigiani e nella lotta dei popoli sicuramente si commettono degli errori. Hamas non ha massacrato i civili israeliani. Se parliamo dei coloni israeliani, ogni colono israeliano è un militare israeliano. L'assalto all'aeroporto del Dagestan con la caccia ai passeggeri dell'aereo proveniente da Tel Aviv non è purtroppo l'unico preoccupante segnale. Dal 7 ottobre, dopo l'attacco di Hamas a Israele, sembrano essersi moltiplicate le spinte antisemite che da sempre si muovono sotto traccia e che ritroviamo adesso invece in forma tragicamente tangibile. Nella notte tra il 30 e il 31 ottobre circa 60 stelle di David sono state dipinte sui muri del 14° arrondissement di Parigi per marchiare abitazioni e negozi. Il ministro dell'interno Darmanin ha riferito che sono 819 gli atti antisemiti registrati in Francia dal giorno dell'attacco di Hamas. In Italia, dopo il 7 ottobre, l'osservatorio antisemitismo ha registrato 42 casi, il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A Roma, negli ultimi giorni, sono state vandalizzate 4 pietre d'inciampo che commemoravano cittadini ebrei deportati nei campi di concentramento. Tra parole d'odio, insulti e minacce, preoccupa la crescita di casi nel mondo. L'ennesimo episodio si è consumato a Vienna, dove è stata data alle fiamme la stanza delle cerimonie ebraiche del cimitero centrale. Sulle pareti esterne sono comparse svastiche e la scritta Hitler. Di nuovo insieme con il nostro diario dell'aria che tira della domenica, che ora ci porta dentro le nostre questioni interne. Se la scorsa settimana la politica italiana era stata agitata dalle vicende personali di Giorgia Meloni e della sua separazione con il compagno Andrea Gianbruno, questa settimana a tenere banco è stato lo scherzo telefonico giocato alla nostra premier da due comici russi. La conversazione è avvenuta lo scorso settembre e i due imitatori, già noti per simili boutade, si sono spacciati per un diplomatico africano e hanno così estorto a Giorgia Meloni, perfettamente in buona fede, alcune considerazioni di politica estera che hanno generato non poco imbarazzo, oltre che a svelare le falle nei sistemi di sicurezza di Palazzo Chigi. Ripartiamo da qui. How do you estimate the conflict in Europe between Ukraine and Russia? How long it will take to understand that is what is the position? You had conversations with President Biden and others, so. Well, I see that there is a lot of fatigue, if I have to say the truth, from all the sides. We near the moment in which everybody understands that we need a way out. I've got some ideas about it, on how to manage this situation, but I'm waiting to understand to the right moment to try to put on the table these ideas I've got. Can I ask you something between me and you? Do you think what is happening in Niger, for example, is something against France? I see, yeah. Especially now. Anyway, I see that France is a bit pushing for kind of intervention. Yeah. But they have got other priorities, which are not migration in nations like Niger, as you know. So their point of view is not necessarily mine. I mean, yes, they've got uranium and they've got the FCA. Yeah. So they've got some priorities which are national priorities for France. Giorgia Meloni speaking. Hi, dear Prime Minister. Nice to hear you. Nice to meet you. So, thank you for your time. How are you?
Giorgio Meloni a un capo del telefono, i comici russi specializzati in scherzi dall'altro. Vovan, 37 anni, laureato in legge e giornalista, e Lexus, 36, un tempo redattore di cronaca, mettono in scena lo stesso copione da anni. Si fingono qualcun altro, in passato Greta Thunberg, Macron o Zelensky, per strappare all'interlocutore una frase di troppo, in linea con la narrazione russa sul conflitto russo-ucraino. Per questo attirano il sospetto di essere complici dei servizi segreti russi, anche per la facilità con cui riescono a mettersi in contatto con vittime così illustri. Nonostante lo stupore delle opposizioni, Meloni è in ottima compagnia. Nella lista di beffati compaiono l'ex segretario di Stato americano Kissinger, la presidente della BCE Lagarde, il presidente turco Erdogan e l'ex cancelliera tedesca Merkel. Al telefono con Elton John, Vovan finse di essere addirittura Vladimir Putin, oggetto della telefonata un invito a Mosca per discutere la questione degli omosessuali. Well, I would love to sit down with the president and discuss things face to face because I think we can solve many issues together. And I am sick and tired of my phone, baby. Chi la fa l'aspetti, direbbero gli smaliziati alla Premier, vittima di uno scherzo telefonico dopo una lunga tradizione goliardica inaugurata anni fa proprio ad Atreju. Aiuto, presidente Kaziri, aiuto. No, no, ma aiuto. Conosco insomma, la situazione, so le discriminazioni. Aiuto, presidente. Il nostro spirito di Fratelli d'Italia si è prestato a questo gioco. Visto questa volta lei vittima. Ma le burle agli esponenti politici hanno radici molto più antiche. Celebri e temutissime le imitazioni dell'allora vice direttore di Repubblica, Paolo Guzzanti. Chiamammo Flaminio Piccoli, segretario della Democrazia Cristiana, e la voce del Pertini come Pertini, e si: Flaminio, tu devi sapere che i socialisti sono tutti più o meno dei gran ladroni. E Flaminio Piccoli dice: ah, ma presidente, si lo disi timide, credo, è una carità. Anche se, ora come allora, non sempre fila tutto liscio. Vero Pertini che aveva questa abitudine. Aveva telefonato all'ufficio del redattore capo, nessuno ci aveva creduto, di Livornese, il quale, pensando che fossi io, gli disse: oh, vedi un po' di non andare a è un rom... La manovra oggi pomeriggio sarà in Parlamento. Tutto si è risolto nel modo migliore. Tutto come vuole la Premier. La battaglia sulla cedolare secca, Tajani la perde nel faccia a faccia di Palazzo Chigi. Sale al 26%, anche se solo sulla seconda casa in affitto. Il dissenso è affidato ai colonnelli azzurri. Cedolare secca, a noi quando si toccano le tasse non dormiamo di notte. L'impostazione non ci è piaciuta molto. Giorgia Meloni concede poco ai forzisti, come poco ha concesso sulle pensioni all'alleato Salvini, orfano dei fasti di quota 100. È confermata la quota 103, cosa che aumenta la platea di potenziali pensionati di 50.000 unità, ed è la conferma che l'obiettivo della Lega per la legislatura resta arrivare a quota 41. Ora il diktat di Chigi è zero emendamenti di maggioranza in Parlamento. Io credo che su questo non possiamo lasciare campo libero all'opposizione di presentare solamente degli emendamenti di bandiera. Noi sulla casa abbiamo sempre detto che è un bene prezioso e per questo lo difenderemo. Resta in manovra il taglio del canone Rai, spauracchio di Mediaset per un possibile aumento del tetto pubblicitario a favore del servizio pubblico. Forza Italia avrebbe spinto per continuare ad attingere dalla fiscalità generale. Si è discusso anche della Rai, non si è parlato né di tetti pubblicitari né di queste cose. E poi a Palazzo Chigi c'è il vertice di maggioranza sulla riforma presidenziale, obiettivo 2029. Abbiamo perso la Terza Repubblica che Giorgia Meloni ha annunciato. A venerdì la Presidente Meloni spiegherà tutto. C'è una grande unità, ho partecipato oggi al vertice, quindi ero lì presente. C'è una grande coesione sul tema delle riforme. La legislatura durerà fino in fondo, ma senza dubbio. Ignazio La Russa fa le comunicazioni in aula a proposito della manovra appena arrivata.
nelle stanze del Senato, Elish Line incontra i lavoratori delle aziende in crisi, Marelli, La Perla ed Ex Ilva. Sono le controaudizioni del PD in opposizione alle scelte economiche del governo. È il ritorno della segretaria del PD. Ma la giornata di Elish Line non termina qua. Dal Senato si muove per raggiungere il cuore della sinistra romana. Qui dal circolo del Partito Democratico di Testaccio chiama la piazza. Abbiamo voluto fare noi le audizioni che non sta facendo il governo di Giorgia Meloni, perché è un governo che blinda la manovra e che non ascolta. Saremo in piazza l'11 novembre per dire che serve un salario minimo, perché a loro non interessa, perché è sempre la solita destra, ce lo vogliamo dire, per cui è giusto che chi ha di più continui a ricevere e ad avere di più. Magari qualcuno sperava di non rivedere il Partito Democratico dopo la sconfitta delle elezioni dell'anno scorso rialzare la testa, ma noi siamo qui, siamo tanti e saremo sempre di più. Oggi è una giornata faticosa tra il Senato e Testaccio. Giornata bella, una giornata di ascolto. Il forum delle associazioni familiari ha una grande attesa rispetto al programma di questo governo sui temi della famiglia e della natalità. La risposta c'è già stata, prima di tutto rimettendo al centro la famiglia e la natalità, e in particolare aggiungendo alla definizione, al titolo del mio ministero, la natalità. Alla prova dei fatti però c'è poco, controbattono le opposizioni. Da quello che loro avevano detto in campagna elettorale, l'Italia si aspettava delle promesse che non hanno mantenuto, l'aumento dell'IVA per i prodotti per la prima infanzia, per il latte in polvere, per gli assorbenti, evidentemente è un fatto grave, poco comprensibile. Ci si aspettava forse un po' di più, no, da un governo di centro. Se avessimo avuto risorse non dilapidate nel tempo, penso ai 32 miliardi del reddito di cittadinanza, penso ai 120 miliardi del superbonus, cioè di buche da coprire ne abbiamo trovate tante. Veramente nello scorso governo l'IVA era al 22% per i pannolini eccetera, e oggi al 10%, quindi noi siamo intervenuti con forza. Abbiamo visto che al 5% non si rifletteva poi sul consumatore, ma abbiamo comunque voluto mantenere il segnale. Vediamo che cosa succede adesso. Non c'è nulla neppure sulle donne che diventeranno madri, perché o hai già un figlio o altrimenti di aiuti non le hai. 250.000 euro è il costo medio di un figlio dalla nascita a 18 anni, secondo le stime presentate dal forum delle associazioni familiari. Le risorse sono ancora esigue, si parla di circa 1 miliardo, e per dare una svolta in termini di denatalità serve molto di più. Lo studio Nomisma ha l'obiettivo di ricordare al Paese e alle istituzioni che il sistema aeroportuale italiano ha degli effetti molto importanti sullo sviluppo del Paese. Due dati per tutti: 65 miliardi di valore aggiunto e 1.300.000 addetti, tra diretti, indotti, tutto quello che gira attorno agli aeroporti. Un'indagine, quella condotta da Nomisma per Asso Aeroporti, che certifica anche come la presenza di uno scalo e la sua capacità di connessione siano sì di beneficio rispetto ai flussi turistici, ma anche di incentivo per il commercio internazionale, logistica e attrattività di investimenti sui territori. Ritengo che questo documento sia importante perché nell'aggiornamento susseguente alla pandemia dimostri come quel trend che già sussisteva precedentemente, anche oggi nel recupero significativo che stiamo segnando, riaffermi la centralità del sistema aeroportuale. Una centralità che dialoga col futuro parlando di sostenibilità. Si stanno sviluppando ground tutta una serie di iniziative sulla decarbonizzazione, quindi idrogeno elettrico, e quindi credo che il sistema è pronto, e peraltro credo che la best practice del mondo del trasporto aereo sarà riconosciuta anche nell'ambito di una politica di integrazione intermodale. E noi vogliamo essere, e contribuire alla crescita del sistema paese, e per questo noi abbiamo un piano industriale molto chiaro, molto ben definito,
che prevede un incremento della nostra flotta e una flotta di nuova generazione che ci consente anche di garantire quella che è la sostenibilità ambientale. La nostra industria è una delle poche che dal 2009 ha iniziato a lavorare fortemente sulla decarbonizzazione con un sistema che è stato anche accreditato a livello di organizzazioni e istituzioni internazionali che va a certificare i progressi che gli aeroporti fanno materialmente e tangibilmente sulla decarbonizzazione. La circostanza che il PNRR tralasci completamente il settore aeroportuale è un'esclusione incomprensibile. È vietato intervenire su un settore che genera inquinamento. E allora il finale di questo ragionamento sarebbe che lo vogliamo abolire, perché invece, visto che c'è e visto che cresce, perché i numeri sono impressionanti della ripresa del numero dei passeggeri, tanto vale la pena investire per accelerare i percorsi di sostenibilità che noi stiamo avviando. Chiudiamo questa pagina dedicata alle nostre questioni interne con una nostra inchiesta inedita. Da settimane il mondo del pallone è sconvolto da un nuovo scandalo sul calcio scommesse che ha svelato quanto anche giocatori blasonati siano vittime della ludopatia. La nostra Giada Valdannini ha voluto indagare su questa forma patologica di dipendenza che colpisce anche i giovanissimi. Guardate. Arriva un certo punto in cui non ti rendi conto di quello che stai spendendo, vai solo alla ricerca dell'adrenalina che ti dà la giocata più che il vincere, perché una volta che vinci quelli sono solo soldi, ma l'adrenalina è quella che rimane. Sono giovani, giovanissimi, alle prese con qualcosa di più grande di loro. La chiamano ludopatia e se ne è tornati a parlare per via del calcio scommesse, ma sono in tanti, sempre più minorenni, a fare i conti con questo problema. La ludopatia, il gioco d'azzardo patologico, è una vera e propria dipendenza che si può generare quando, a seguito di un periodo di abuso, la persona va incontro a dei fenomeni di neuroadattamento, che sono poi l'assuefazione e l'astinenza. Quindi si tratta di un vero e proprio disturbo, di una dipendenza al pari dei disturbi da uso di sostanze. Giocano soprattutto online, chiusi in casa, dentro i loro dispositivi, e le perdite al gioco negli anni raggiungono anche cifre da capogiro. 150.000 euro. L'adrenalina ti aliena completamente dall'ambiente circostante, non ci sono amici, non ci sono genitori, non c'è nessuno che possa controllarti, perché è letteralmente come una droga, l'effetto di una droga come possono essere tante altre. Dopo che l'hai vinto sono solo soldi, sono solo un mezzo per arrivare alla prossima giocata, quindi non è la vincita il vero guadagno, è ciò che hai provato nel mentre. Cioè io stando a contatto con tantissimi ragazzi mi sono reso conto di quanto è grande questo problema e le persone non se ne rendono nemmeno conto. E se ogni giocatore è a sé, specie quando si tratta di persone molto giovani, è invece piuttosto facile trovare dei tratti comuni nel loro approccio alle scommesse. Io, dato che soprattutto in quel periodo appunto delle superiori non avevo molto da fare, non mi andava per nulla di uscire, mi chiudevo a casa e trovavo, diciamo, conforto nel gioco. La usavo tra virgolette come una medicina, ecco, cioè ovviamente, però una medicina che ti avvelena. Nel primo anno i tassi di ricaduta sono dal 40 al 70%. Per le persone che comunque richiedono un aiuto specialistico e accedono ai servizi per le cure delle dipendenze. Questo documenta quanto possa essere complesso uscire da questo tipo di problematica. Cioè, sono ricaduto parecchie volte, non è che l'ho eliminato del tutto, e poi non è tantissimo che ho smesso di giocare, cioè pochi mesi, ecco. Quanto? 2-3 mesi, in passato sono stato anche 6 mesi senza fare nulla, però poi sono sempre ricaduto. Il sentirsi inadeguato rispetto ad aspettative,
E l'unico magari ti rifugi nel gioco nel momento in cui non sai dove altro rifugiarti. Perché la persona dipendente dovrebbe sentirsi accolta, riconosciuta nella sua problematica. Si dovrebbe evitare di incentivare dei meccanismi legati alla colpa, alla vergogna, che allontanano invece la persona da un percorso terapeutico. Anche perché solitudine e isolamento possono peggiorare drasticamente una condizione per cui non è più solo la dipendenza a essere il problema. E io, come i calciatori, come la situazione dei calciatori, mi sono ritrovato a giocare su siti clandestini, quindi giocavo principalmente soldi che non avevo, e in pratica loro ti danno un credito ti creano un conto di gioco, ti danno un credito a disposizione. E potevo giocare anche sulla parola. Non è detto che dovevo avere per forza i soldi in mano, e dicevano poi me li dai e ti facevano giocare. Poi quando arriva il momento che dovevi dare i soldi, magari tu non ce li avevi perché ti eri fatto prendere dal momento, ecco. Ma il nodo di questo azzardo criminale è qua. Nel debito da saldare con chi, di fatto, si trasforma poi nel tuo estorsore. Nel senso che hai paura di quello là che ti possa succedere, perché cioè, queste persone non sai come possono reagire. Ma parliamo di minacce, percosse? Parliamo sì, sicuramente di minacce, percosse, violenza fisica. E tu come hai fatto a evitare che ciò accadesse? Eviterei di dire questa cosa. Eppure una possibile via d'uscita c'è, se si sa a chi chiedere aiuto. Il trattamento prevede degli interventi psicoeducazionali, individuali e di gruppo. Nei casi di maggiore gravità possono essere associati anche trattamenti psicofarmacologici o tecniche di neurostimolazione che aiutano la persona a, in termini di riduzione del desiderio compulsivo e irrefrenabile nei confronti della condotta di abuso. È solo quando tu consapevolizzi la cosa che riesci a farti aiutare. E facendoti aiutare non è una sconfitta, ma è una vittoria. Il nostro diario della domenica dell'Aria che tira ci riporta ora alle questioni internazionali e alla crisi in Medio Oriente. Uno degli attori della regione che potrebbe diventare protagonista di una destabilizzazione in tutta l'area è l'Iran. E allora vi riproponiamo in forma integrale l'intervista che l'ambasciatore della Repubblica Islamica d'Iran mi ha concesso nei giorni scorsi. Sua Eccellenza, signor ambasciatore, intanto grazie per questa intervista. C'è stata una telefonata tra la Santa Sede e il Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica d'Iran per evitare l'escalation in Medio Oriente. A chi tocca fare il primo passo? Nel nome di Dio. Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare indietro nella storia. Le radici dell'operazione Tempesta di Al-Aqsa del 7 ottobre dovrebbero essere ricercate negli sviluppi della storia del popolo palestinese negli ultimi 7 decenni. La Palestina è la terra degli antenati del popolo di quella regione, composto da musulmani, cristiani ed ebrei. E chiunque occupi la terra e la casa di un altro deve essere chiamato a rispondere. Indubbiamente, i paesi che si oppongono agli sforzi per stabilire un cessate il fuoco hanno la responsabilità principale della continuazione dei crimini di guerra, dell'aggressione e del genocidio da parte del regime di apartheid israeliano contro i palestinesi.
Pertanto il regime sionista deve rispondere dei propri crimini e deve fermare la sua barbara invasione. Naturalmente i paesi occidentali potrebbero essere di aiuto, ma sfortunatamente, con il sostegno incondizionato e a tutto campo a questo regime razzista, non solo non lo contengono e non lo fermano, ma lo incoraggiano a continuare con i suoi attacchi. Lei cosa pensa dell'operazione terrestre avviata da Israele contro la striscia di Gaza? È una risposta legittima e proporzionata agli attacchi del 7 di ottobre? Il regime sionista è impunemente impegnato da anni nel massacro dei palestinesi. L'azione di Hamas è la reazione e il risultato del massacro, dell'occupazione, della prigionia, dello sfollamento forzato delle persone dalle loro terre. Fin dall'inizio la Repubblica Islamica dell'Iran ha lanciato i dovuti avvertimenti, pertanto tutti sono responsabili di impedire la continuazione di questi crimini. Perché i musulmani non rimarranno in silenzio a guardare tutto questo spargimento di sangue da parte della macchina da guerra del regime sionista. Per riportare la pace nella regione, lei crede che sia ancora praticabile la soluzione di 30 anni fa, la soluzione di Oslo, due popoli e due stati? Sono passati 30 anni da quel piano. Vediamo dei risultati? Ciò a cui stiamo assistendo a Gaza è segno del fallimento di questo piano. Questo piano non può portare ad una pace duratura e porta ad un conflitto permanente. Negli ultimi tre decenni abbiamo assistito ad un'occupazione strisciante nelle terre palestinesi. Il regime sionista ha commesso ogni tipo di oppressione e violazione dei diritti umani, senza considerare mai i diritti dei palestinesi. E allora qual è la soluzione per la pace? La proposta democratica e politica della Repubblica Islamica dell'Iran è il ritorno alla volontà dei palestinesi. Abbiamo esposto questa proposta anche alle Nazioni Unite, e cioè indire un referendum nella terra di Palestina, con la partecipazione degli abitanti palestinesi originari, musulmani, cristiani ed ebrei. Ciò che loro decideranno e sceglieranno deve essere rispettato. L'Iran è pronto a fare la propria parte nel difficile processo di negoziazione per liberare gli ostaggi ancora in mano ad Hamas? Hamas ha annunciato all'Iran che è pronto a liberare i prigionieri civili e l'Iran è pronto a svolgere il suo ruolo in questa azione umanitaria insieme ad altri paesi. Naturalmente, la liberazione di 6.000 prigionieri palestinesi dovrebbe essere un'altra delle necessità e delle responsabilità della comunità internazionale. L'Iran potrebbe partecipare ad un piano internazionale di aiuti umanitari nella striscia di Gaza? Dall'inizio della crisi, la Mezzaluna Rossa della Repubblica Islamica dell'Iran ha adottato misure per aiutare la popolazione di Gaza. Sia il governo sia il popolo dell'Iran hanno raccolto i loro aiuti e sono pronti a trasferirli alla popolazione a Gaza. Sfortunatamente, Gaza è sotto un duro assedio da parte del regime sionista. L'Italia di Giorgia Meloni ha deciso di non votare al Consiglio delle Nazioni Unite la risoluzione per il cessate il fuoco in Israele. Lei crede che questo possa danneggiare le relazioni tra Italia e Iran? Questo sostegno al regime sionista non è nuovo. Credo che i paesi occidentali ed europei, non condannando le azioni del regime sionista e tacendo sui suoi crimini di guerra, stiano in realtà spronandolo a commettere impunemente ancor più crimini ed a violare tutte le risoluzioni internazionali. Il viaggio di numerosi leader occidentali a Tel Aviv e le azioni emotive nei confronti degli occupanti nelle ultime tre settimane sono state lette dai leader del regime sionista come un via libera per il genocidio a Gaza.
Paesi da un lato sollecitano l'opinione pubblica e dall'altro ne ignorano volontà e aspettative. In quasi tutti i paesi, compresa l'Italia, si sono svolte grandi manifestazioni a sostegno del popolo palestinese. A queste manifestazioni e proteste hanno partecipato non solo musulmani, ma anche migliaia di italiani. Ha fatto riferimento alle manifestazioni pro-Palestina in Italia. Che messaggio si sente di dare agli italiani ebrei? Sono al sicuro nel nostro paese? I musulmani rispettano l'ebraismo perché è una delle religioni monoteiste. Mosè è uno dei grandi profeti di Dio. Gli ebrei sono rispettati nei paesi islamici. L'ebraismo è ufficialmente riconosciuto nella legge islamica e nella Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran. I nostri compatrioti ebrei hanno diverse sinagoghe in Iran. Godono di una rappresentanza nel nostro Parlamento. Anche uno dei medici che curavano l'Imam Khomeini era un ebreo iraniano. Pertanto non si tratta di ebraismo. Il problema principale è costituito dall'ideologia sionista, criminale e fascista, che con l'avallo delle politiche statunitensi e britanniche ha prodotto il regime usurpatore che si è stabilito in terra di Palestina. È stato piantato il seme di questo tumore canceroso nel grembo dei paesi islamici e oggi infetta anche loro. Nel corso della conversazione con l'ambasciatore iraniano in Italia abbiamo toccato anche la questione della dura repressione toccata a molti iraniani che nei mesi scorsi sono scesi in piazza dopo la morte di Mahsa Amini e recentissimamente della giovanissima Armita. Sentite la sua risposta. Chi pubblica le informazioni inesatte sul mio paese sono i paesi occidentali che costruiscono e diffondono notizie false sull'Iran, notizie che non hanno alcun fondamento di verità. In Occidente esiste una sorta di dittatura dei media, però l'opinione pubblica in questi paesi comprende la verità. La morte di una giovane ragazza iraniana l'anno scorso è all'origine di tutto il clamore degli ultimi mesi. Mi domando allora perché la morte delle ultime 3 settimane di 8.000 civili palestinesi, di cui 500 donne e 4.000 bambini nella striscia di Gaza, non ha suscitato protesta e indignazione nei governi occidentali. Per fortuna l'Iran non è solo questo. L'antica Persia resta un paese ricco di tesori e di meraviglie, e proprio in nome dell'amicizia dei popoli l'ambasciatore iraniano in Italia ha rinnovato l'invito a tutti gli italiani a visitare il suo paese. Nella speranza che presto ritorni la pace in tutta la regione, che messaggio si sente di inviare agli italiani che vogliono visitare l'Iran? Sarei felice se i cittadini italiani si recassero nel mio paese. Anzi, colgo questa occasione per anticipare che per chiunque voglia recarsi in Iran, rilasceremo un visto entro 24 ore. Siamo pronti a fornire agevolazioni speciali per le agenzie turistiche. L'ospitalità degli iraniani è famosa nel mondo. Le attrazioni turistiche, le bellezze naturali, le attrattive di carattere storico-culturali, le vestigie di un'antica civiltà rendono l'Iran una delle destinazioni turistiche più importanti nel Medio Oriente e nel mondo. Dall'Iran ora ci spostiamo in Qatar, altro paese cruciale nello scacchiere medio orientale. Il piccolo sultanato del Golfo potrebbe giocare un ruolo decisivo nella complicata partita della liberazione degli ostaggi. E allora, con questo filmato per il quale ringraziamo Francesco Acampora, vi portiamo a scoprire la piccola penisola del Golfo. È stato inaugurato a Doha, in Qatar, il 2 ottobre, l'International Horticultural Expo 2023.
Situato nella parte ovest della città e a breve distanza dal lungomare, occupa 150.000 metri quadrati e sarà aperto fino al prossimo 28 marzo. Il tema generale è deserto verde, miglior ambiente e viene declinato in agricoltura moderna, tecnologia e innovazione, consapevolezza ambientale e sostenibilità. Vi partecipano 80 paesi, Italia compresa. Il nostro padiglione è stato inaugurato dal ministro dell'agricoltura Lollobrigida e dall'ambasciatore in Qatar Tocchi ed è costruito con materiali ecocompatibili e riciclati, presentando soluzioni di agricoltura 4.0 come droni, sensori e big data, tese a ottimizzare e massimizzare i raccolti con un limitato uso di risorse. Il padiglione è del tutto autonomo e dimostra l'impegno pionieristico dell'Italia nell'agricoltura sostenibile. L'Expo 2023 prevede l'arrivo di 3 milioni di visitatori ed è solo l'ultimo degli eventi che il Qatar presenta per accreditarsi come nuova destinazione turistica di tendenza, cominciando dalla Coppa del Mondo di calcio dell'anno scorso, per la quale sono stati costruiti ben 8 stadi nei pochi chilometri quadrati di Doha. Ma il Qatar ospita anche un Gran Premio di Formula 1, una gara di MotoGP e molto altro. Grandi alberghi internazionali, ristoranti con chef stellati, una suggestiva skyline con grattacieli e musei disegnati da grandi architetti ed una onnipresente pulizia fanno di Doha una città moderna e sempre più gettonata. Insomma, la sfida agli Emirati Arabi e Dubai e Abu Dhabi è già iniziata. Questo diario dell'Aria che tira finisce qui. L'Aria che tira ritorna domani in diretta con David Parenzo. Da parte mia, l'augurio di una buona domenica.